Ciao uomini nudi e bentornati su The Sims 4. Oggi andiamo a vedere casa Terminenzio. Perché vorrei andare in questa casa? Perché, come avete visto nel precedente episodio, ho visto finalmente un fantasma vero e proprio, quindi tipo Slimer, no? Che possedeva i miei oggetti. E in quella casa era morta una persona. Ma in casa Terminenzio, quanti erano morti? Erano morti tutti. Aveva ucciso tutti, la suocera, il suocero, il fratello, un massacro terribile. Vorrei vedere lì che accade. Uno di loro, se non sbaglio, l'avevamo già liberato, però gli altri no. Quindi vediamo un po' se ne vale la pena oppure no. Ma povero piccolo. Io prendo le palle. No, non dire così. Vabbè, il frigo si è rotto. Beh, lo ripara Termi, ci mancherebbe. Vai Termi. Mamma mia che casa che avete pure voi, mamma mia, è un disastro. Ce l'ha fatta? Asciuga però. Sono andati tutti via, hanno lasciato il povero bimbo da solo, ricordo Termino Marchetti. Vediamo, lui gioca come pirlone, pirata, sì. È triste, perché è triste? Problema col buttafuori. Questa notte ci sarà un grande scambio nel retro del club. Il compito di Terminenzio è creare un diversivo per attirare l'attenzione dei capi. Purtroppo il buttafuori non lo lascia entrare. Deve indossare un travestimento per entrare o dare vita ad una rissa per strada. Stavolta facciamo travesti. Terminenzio fa un patetico tentativo per spacciare un sacco della spazzatura e un bidone come l'ultimo grido della moda. Persino quel tontolone del buttafuori si accorge del travestimento e caccia di nuovo Terminenzio, lanciandolo nella spazzatura. Callo del rendimento, piccolo. Cazzo! Cosa doveva fare? Menarlo ogni volta? Sì, ho già capito. Bisogna vivere di prepotenza qua, eh. Salve, sono il figlio di Terminenzio e lei mi parla di tette. Io ho un'astronave a casa, vuol vederla? È blu, non mi crede molto. Vabbè, i dolci però le piacciono, dai, quelli sì. Sti cazzi, guardi chi sta passando. Scusi, bisogna fermarla. Salve, lei è buonissima. No, dove sta andando? Aspetti. Salve, lei prende le palle con i guanti? No, come? Un T-Rex? Perché? Perché un T-Rex? Esplode, perché? Un pisciatoio! Ho tirato fuori il mio mandrone e... boh. Perché il bambino parla già di stecco porcato? Lei è Martina Alberghini, famosissima casata di The Sims. Sì, loro si sono messi a parlare di... Vedi questa? Oh, ma è una zozza che voi non ve ne rendete conto. Sveltina? Sveltina, sì, altro che sveltina. E prima i dinosauri e mo le rane. Oh, ma deciditi, eh. Guardate, preferirei farmi saltare con un siluro. E se n'è andato. Ok, è fatto di droga in una maniera incredibile. Lei già parla di zozzate. È una zozza terribile. Infatti Claudius è contentissimo. Fa cazzo, mi hai fatto conoscere una porca assurda. Posso dirvi una cosa? Allora, il tuo dinosauro intanto è una stronzata, no? No, assolutamente. Non esistono. L'ho visto in TV. L'ho visto al cinema, ma dai, nella vita reale assolutamente no. E poi, come farebbe uno senza anelli, eh? Secondo te è possibile? Assolutamente. Vedi, sono come una moto. E la bocca grossa io. Io il sole. Vabbè, ovviamente deve rapportarsi a lei, no? Claudio ci sta provando spudoratamente, il bambino finalmente va a casa. E sono arrivati anche i tuoi genitors. Oh cazzo! Ma... c'è un fantasma che mi legge i libri. Non è normale, sai? Vediamo se riesce a presentarsi. Salve. Ah, ma lei è uno tranquillo, non è che possiede le cose, vero? Sa, io ho visto un pisciatoio, no? L'ho tirato fuori e via! Ho pisciato dappertutto come una gallina. Eh? Divertente, la mia storiella. Ma lei è un fantasma vero? Tipo che può passare attraverso gli oggetti tipo Slimer? E smerda ovunque? Oppure no, oppure di quelli tipo alla Ghost, dove lui passa attraverso gli oggetti, si impossessa di una donna e parla con la sua lei. Ah, lei è come un cappuccino. Ah, va bene, contento lei. Io pensavo più a una palla. Lei è proprio una palla, ammettiamolo. Sai cos'è che mi manca di essere vivo? La carne, la bistecca. Comunque, le tette non gli mancano? Due belle tettone sode. Le mancano quelle. Come il sole. Meno male. Senti, guarda, ti vorrei dire chi mi ha ucciso, se sei d'accordo. Ma
No, non andranno molto d'accordo, credo. Salve. No! Si è possessata dalla TV. Ok, lei ha visto quella e se n'è andata. Cambiate programma almeno, che cazzo. Oh, i fantasmi! Prima che era accesa era tutto ok, invece adesso no. Vabbè, ma voi non lo vedete, scusate. È entrato dentro cosa sto giro? Dove cazzo è entrato? Non vorrei dire, ma o gli è entrato nel culo a Termi o non so dove sia. Ma dove è andato? Dov'era? Ma mi accende la tele il bastardo. Ma questi si fanno. Hanno anche il fantasmone. Solo uno però. Pensavo peggio, perché di solito in una casa così dove avete ucciso il mondo. Allora a questo punto andiamo a vedere anche casa di Mefisto, perché se tanto mi dà tanto. Gente che va a cagare apposta nella camera della bambina, così almeno poi crepa. Qua nessun fantasma ancora, chissà perché. Forse perché è intrappolato lì dentro, non lo so, però non c'è. Scava e scava. Dai, vai, che devi trovare un sacco di roba bella, dai. Tanto i fantasmi ancora non ci sono. Pioveva, non si fermava più. Difatti mi sono dovuto mettere sto vestito che è un po' più lungo del solito. Insomma, quello per la pioggia, via. Sì, io vorrei una barca, me la comprate una barca, come i vicini. Dai, una barca me la dovete troppo comprare. Oppure mi fate mangiare perché mi sono rotto il cazzo. Voi non fate un cribbio. Avete 791 euro in banca. E io ho fame. Ma vai a fare i compiti, non rompere i coglioni. Chiedi a tuo padre, magari lui ti può regalare qualcosa. Pa, che mi regali? No, immondizia no. Ti faccio vedere io cosa ti regalo, stronza, sempre che chiedi. Una bella pisciata e tutti schizzi addosso nel letto. Oh. E ti va bene che non mi sono pulito da qualche parte. La trattano malissimo sta bambina. No, ancora, basta però. Sta bambina è maltrattata da tutti. Vorrei veramente una barca. Mi compri una barca? Dai, una barca, una barca. Guarda che bello. Boh, fanculo. Sta stronza di una bambina. Ridi, che cazzo ti ridi? Senti, ma il computer ti piacerebbe un bel computer? Certo che mi piacerebbe un grandissimo computer. Vorrei allora un i7, una GTX, no, due GTX 980. Sì? Senti, non abbiamo neanche i soldi per comprarti la scrivania, altro che il computer, capisci? Non è che puoi avere tutto dalla vita. Devi accontentarti di andare al McDonald's. Vabbè, mi accontento. Dai, fai così e ti passa la voglia di avere il computer. Guarda, muovi così le mani, muovi in avanti il bacino. E lasciamo perdere. Ma che famiglia di coglioni che ho, povero Mefisto. Però niente fantasmi a casa sua, eh? Ma Mefisto è cazzuto. Mi sa che il fantasma ha paura. Ah, beh, minchia, lui urla così. I gioielli? Hai mai visto i miei gioielli di famiglia? Sono grandi come il sole, più o meno, insomma. Che bei denti, eh? Ma io guardo mia moglie, non vorrei mai che si ingelosisse, perché, oddio, non c'è da ingelosirsi, no? Poi, visto come ballano, sono due deficienti. Un cuscino? Dove lo vedi un cuscino? Scusa. Boh, ho fatto che andarsene. Aveva sonno, si vede. Boh, che ne so. Boh! Minchia, un deficiente. Ragazzi, se sentite rumori strani, chiedo pietà e perdono. Purtroppo tra i lavori e tutto il resto c'è sempre gente, anche i miei vicini, che fanno casino. E vabbè, amen. Pollice su. Me lo metti un bel pollice su, sì? Ma tu mi dai dei soldi se io ti metto i pollici su? Se mi dai dei soldi si potrebbe anche fare. Sì, io ho soldi, io te ne do quanti ne vuoi, forse. Comunque, la verdura ti piace? No, perché io avrei una melanzana enorme, gigantesca, direi. Ti piace la musica? Io sono andato al concerto di Rocco Siffredi. Ma sei sicuro? Sì, era proprio lui, cazzo. So quello che dico. Io ho guardato tutti i suoi film. È un attore che fa musical veramente fantastici. Ma guarda, io invece dovrei andare a portare via l'immondizia a casa. No, vabbè, ma rimani qui ancora un po'. Aspetta, mia moglie tanto tra un po' dovrà andare a lavorare, credo. Eh sì, sai. No, vabbè, ma il nostro rapporto è un rapporto molto aperto. Nel senso che io faccio quel che voglio e lei idem. No, oh, scusa, no, non te la prende. Ti do dei soldi. Ah, ecco, adesso vedi che. E degli occhiali che è? Quelli lì da tramarro superpower? Se mi è salita sul mio jet, è lungo e bianco. Senti, mi daresti una mano a fare una cosa un po' sconcia? Sempre ovviamente per un pagamento altissimo. Ma i CD me li dai? Perché
quello del tuo cantante preferito lì, Rocco, quello che mi hai detto prima. Ma io ti do quel che te pare, guarda, dopo che abbiamo fatto potrei anche darti sui film. Le bollette sono appena arrivate, sai, sono 438, noi abbiamo 700, va bene, allora mando mia moglie a pagare, paga le bollette. Lei paga, sì. Ah, lei è una pittrice, sì. Lei usa il pennello e tu i denti, scommetto. Guarda, io volevo comprare le rose, ma porca troia, costano tantissimo. Cifi, gli ha sputato in faccia per dirlo. Che tette! Scusa, volevo dire altre cose, ma mi è venuto proprio in mente le tette. Questa casa non funziona mai una cippa, eh. Però fantasmi neanche l'ombra, oh. Dai, no, non dire che sono male. Dai, non dire che sono male, perché sei così cattiva? Che c'è? No, caga anche lei lì, sì, ma non sei furba, eh. Poi dopo ci devi dormire. Taran 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 taran. Allora fai arrivare questa qui dal lotto attuale lì. Anzi, questa qui, solo una, che ne so, provo a chiamare qualcuna. Ti piacciono i dolci? Sì, io queste cose già le so, ma volevo andare al sodo, sai, mia moglie non sta via così tanto, Ti do dei soldi se vuoi, ti faccio un dipinto, insomma. Vabbè, ma con questa qua non si batte chiodo. Ok, no, non entrare, stanno trombando. Ma anche tu, ma che palle, vai via. Ci stanno dando e tu stai lì. Sì, ma puoi fare anche altro, tipo, non lo so, vatti fa una doccia, via. No, torna via. Oh, ma fai qualcos'altro. Non hai... Vai a cagare, via. Fai qualcosa. Beh, un cesso in camera però merita sempre. Dormi, vai a dormire. Questi trombano veramente come degli assatanati, E giù. Ah, anche puzzolente. Lui va. Lui segue la regola che l'uomo ha da puzzare, in pratica. Quando Valentina prende il suo pranzo dello zaino, si... Vabbè, chiedi direttamente. Sì, è sempre la solita cosa del fidanzatino, eccetera. Che vuole, Termi? Sì, vabbè, tu gli vai a aprire così? Che puzza! Ma sai, ci abbiamo dato come dei maiali, abbiamo fatto cose che te neanche te ne rendi conto. Ma smettila! Ma insomma, non mi devi raccontare ste cose. Non riesce neanche a parlare, rendetevi conto in che stato l'ha lasciata. Ah, lui è contento, parlano di stronzate. Sai, stavo morendo in quel letto, incredibile. Ma cos'ha lui lì sotto? Cos'è? Grosso come una casa? Beh, la gente qua balla, intanto loro... Cosa fai? Entri, esci! Ma guarda te che zozzone, oh! Termi, mica se mi combini. Se il video vi è piaciuto, un pollice su e un commento qua sotto. E alla prossima! Ciao belli!